Salve a tutti amici di Tech Different, Asus Zenpad C7 sotto le nostre grinfie, display da 7 pollici 1024x600, fotocamera anteriore VGA, cassa audio in uscita posta nel pannello frontale, dunque, vediamo i colori molto vividi nonostante non siano neanche HD come risoluzione display, quindi vediamo la cornice in plastica simile alluminio. La parte posteriore è davvero ben rifinita con il nuovo Asus in metallo in rilievo. Qui abbiamo questo sportello che andremo a vedere tra poco, tasto di accensione e spegnimento, bilanciere del volume, fotocamera da 2 megapixel che registra video in HD. Andiamo a vedere il logo Intel Inside e la scritta Asus Zenpad. E qui andiamo a vedere più da vicino l'ingresso micro USB ed il microfono per le chiamate. Nello slot che vi avevo detto prima abbiamo i due slot per le SIM e la micro SD. Ora andremo ad analizzare il tablet più in dettaglio. Bene, rieccoci, interfaccia Zen UI di Asus, classica come possiamo vedere. Abbiamo un processore Intel Atom quad-core a 900 MHz con 1 GB di RAM, memoria interna da 16 GB espandibile, Bluetooth 4.0, dual SIM che supporta ovviamente il 3G ma non LTE. Qui abbiamo le applicazioni Google, la cartella con le applicazioni principali Asus, quali risparmio energetico, web storage e un auto start manager davvero utile. Abbiamo poi Apps for You, delle applicazioni preinstallate che secondo me sono inutili, vanno ad occupare solamente spazio. Il resto delle applicazioni, andiamo a vedere l'aggiornamento del sistema che ci permette di vedere, controllare al volo se il sistema è aggiornato o meno, senza andare direttamente alle impostazioni. Vedete che lo controlliamo live, anche se è aggiornato. Vi ricordo che monta Android Lollipop 5.0.2. Proseguendo con le applicazioni, abbiamo il browser che vedremo tra poco, la fotocamera, anch'essa vedremo più avanti, l'impostazione, modalità bambini. Proseguiamo ancora con la procedura guidata per impostare i vari profili audio, risparmio energetico. Come possiamo vedere, ci apre in verticale l'applicazione. Possiamo selezionare varie tipologie di batteria, ovvero modalità prestazioni, normale, risparmio energia, risparmio super personalizzato. Con risparmio super si attiveranno solamente le funzioni di telefono e SMS, verranno disabilitate tutte le altre funzioni. La batteria è da 3450 mAh e non garantisce una giornata intera di autonomia, comunque ve lo dirò poco più avanti. Proseguendo con le applicazioni, vediamo che c'è anche un'applicazione specchio, le applicazioni Supernote, fogli. Poi abbiamo anche trasferimento guidato molto utile per spostare, scusate, i vostri dati dal vecchio dispositivo allo Zenpad C7 tramite Bluetooth. Poi abbiamo anche le impostazioni di Google, Street View, Asus Mobile Manager che ci permette di avere sotto controllo il nostro consumo di dati se navighiamo in 3G. Bene, ritorniamo al menu principale, vediamo il browser. Come vedete in precedenza, vedete che il browser purtroppo si vede, va a tagliare la visuale dei siti online. Vedete che c'è una bordatura nella parte superiore dello schermo che ne inficia la visualizzazione. Ovviamente, vedendo in verticale si vede molto meglio. Questo è lo scrolling, siamo ovviamente sul nostro sito Tech Different. Vedete che come scrolling è decisamente buono. Possiamo utilizzare anche la pratica levetta laterale per fare scrolling. Torniamo al visuale orizzontale. Eccoci qua, tappando questi tre tasti avremo a disposizione tante impostazioni, qual è la cronologia, accesso alla cronologia, segnali liberi, eccetera. Tappando sul più possiamo aprire altre schede. Eccole qua, ne vediamo quelle predefinite, Picasa, Yahoo, MSN, eccetera. Bene, per quanto riguarda il browser direi che è tutto, non è eccezionale come reazione, come reattività, però per un utilizzo basilare va più che sufficientemente bene.
Quindi adesso possiamo passare a visualizzare, come detto in precedenza, le impostazioni. Impostazioni molto colorate, come possiamo vedere le icone molto semplici ed intuitive, tutte in una sola pagina. Abbiamo l'attivazione e disattivazione del Wi-Fi, Bluetooth, impostazione anche della doppia scheda SIM. Eccola qua, andiamo a vederla. Possiamo selezionare anche le SIM preferite, la SIM preferita, ovvero quella principale. Poi, andando su altro, possiamo impostare anche il tethering, la modalità aereo, APS/MS predefinita e altro. Con il display andiamo a impostare l'opzione display, Zen Motion per i movimenti, il tocco e il movimento di rotazione, audio notifiche, memoria, batteria, abbiamo già visto, risparmio energetico. Con il risparmio energetico, backup e ripristino, informazioni, e vediamo che monta Android 5.0.2. Eccolo qua, lo potete vedere tranquillamente. Ora passiamo ancora alla home e andiamo a fare una prova per quanto riguarda il lato gaming. Abbiamo installato il Ryzen 3 come di consueto. Vi ricordo che il processore è davvero basilare, quindi non possiamo pretendere una fluidità pazzesca. Però ora vediamo come si comporta con Real Racing 3. Partiamo subito. Eccolo qua, vediamo l'interno. Vedete che come grafica direi che va abbastanza bene. E è una sorpresa questa, vedere che non va molto a scatti, si scatta un pochettino, ma non è che ne inficia proprio così tanto le prestazioni. Per quanto riguarda il lato gaming, direi che va abbastanza bene. Ecco, ci si deve un attimino accontentare. Direi che possiamo terminare qua questa nostra prova con Real Racing 3, che richiede un'elaborazione da parte del chip davvero elevate, quindi direi lato gaming sufficiente, gli diamo un 6. Poi, per quanto riguarda l'interfaccia, come abbiamo visto, è la Zen UI. Ed ora passiamo a vedere un attimino l'applicazione fotocamera. Vi ricordo che la fotocamera posteriore è da 2 megapixel, quindi non possiamo pretendere scatti di chissà quale qualità, ed anche riprese video, in quanto registra video in HD. Vi rimando per i nostri scatti fotografici alla nostra cartella mega con la recensione scritta, con il link interno alla recensione scritta, ed anche per quanto riguarda il test registrazione video in HD all'altro video che trovate sul nostro canale. L'applicazione fotocamera, come dicevo, molto semplice, molto intuitiva. Come possiamo vedere, abbiamo la possibilità di utilizzare anche l'HDR. Qui, tappando su queste quattro icone, possiamo selezionare la tipologia di fotografia oppure registrazione video, HDR, animazione GIF, miniatura, eccetera. Le impostazioni, vediamo che abbiamo tutte le impostazioni necessarie. La risoluzione, come ho detto, non è eccezionale, 2 megapixel in formato 4 terzi e 1,4 in 16 noni. Proseguendo, le impostazioni della videocamera per le videoregistrazioni in HD, e scorriamo fino a vedere tutte le impostazioni che possiamo logicamente personalizzare. Bene, ci apprestiamo alla conclusione di questa recensione, affermando che questo Asus ZenPad C7 è un tablet di fascia bassa, lo ricordiamo, ha un prezzo di 119 euro su Amazon, e è interessante specialmente per il fatto che ha due slot per le SIM. La navigazione purtroppo è solamente in 3G e non LTE. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi rimando ai nostri prossimi video. Grazie ancora e buona giornata. Ciao!